Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per essere ancora qui presenti dopo il pranzo. Mi presento, mi chiamo Daniele Mantocci, lavoro nel Cloud and DevOps Competence Center di Partech ed oggi vi parlerò di due casi concreti, ovviamente di architettura di MySQL e architettura microservizi. Il primo progetto di cui vi parlerò è un caso concreto, il progetto MyLeaf. Il progetto MyLeaf è, io sono un membro attivo del progetto MyLeaf e un fondatore, ed è un progetto che rientra nella Smart Agriculture. Che cosa si intende per Smart Agriculture? Andiamo ad applicare un contesto tecnologico in un settore come quello della coltivazione agricola, per rendere più efficienti le coltivazioni, andare ad impiegare meno risorse e ottenere un prodotto migliore. Noi ci siamo posti alcuni obiettivi. Prima di tutto gli obiettivi a breve termine, ovvero andiamo a fare, ad eseguire un monitoraggio dei fattori critici di successo che portano ad avere un prodotto migliore. Il secondo punto è la riduzione dei costi di produzione. Andando a ridurre i costi di produzione possiamo impiegare meno trattamenti e quindi andiamo ad ottenere anche una salvaguardia per l'ambiente, perché andando ad impiegare meno fertilizzanti riusciamo ad ottenere meno inquinamento e quindi siamo eco-friendly, come si vuol dire. Abbiamo un miglioramento della qualità e della quantità del prodotto finale. Mentre gli obiettivi, quelli a medio termine, sono quelli della storicizzazione dei dati per un'analisi successiva. Andiamo ad applicare una business intelligence e algoritmi di machine learning per andare a fare delle predizioni sulle malattie e le infezioni che possono inficiare sul nostro raccolto. E soprattutto il terzo punto vitale è quello della tracciabilità dei prodotti e delle attività che noi applichiamo a queste agricolture. Andiamo a vedere una panoramica funzionale. Come realizziamo tutto questo? Abbiamo delle centraline e dei sensori che vengono installati nei campi agricoli. Andiamo a praticamente a monitorare i fattori tramite dei sensori come una stazione meteo, un pressometro, eccetera, eccetera, che questi dati vengono raccolti e vengono inviati tramite un gateway che non è nient'altro che un apparato connesso ad internet che preleva questi dati e li invia ad una piattaforma cloud che è composta da svariate tecnologie, tra le quali vi presento Docker, MySQL, Elasticsearch, eccetera, per una successiva consultazione tramite un'interfaccia utente multipiattaforma. Quindi un portale web, un'applicazione mobile che ci permette di andare a visualizzare questi dati in una maniera leggibile e intuitiva soprattutto. Ma come abbiamo realizzato tutto questo? Prima di tutto ci siamo posti alcune domande. Quali sono i dati che dobbiamo processare? Quindi abbiamo preso delle dati ufficiali Istat per le quattro coltivazioni maggiori italiane, quindi il kiwi, il nocciolo, l'oliviticolo e il viticolo, e abbiamo ottenuto un numero pari a 1.600.000 ettari di terreno coltivato. Noi consigliamo l'installazione di una centralina per ogni ettaro di terreno. Abbiamo una frequenza di trasmissione di dati pari a 5 minuti che tradotto si tratta di circa 480 milioni scritture giornaliere. Ma poi non vi ho detto la cosa più importante, ovvero che questa centralina può avere da un minimo di un sensore con quindi un singolo segnale fino a un massimale di 24. Ho preso dei valori di media che corrispondono a un numero pari a 8 e moltiplicati con le transazioni giornaliere andiamo ad ottenere un numero pari circa a 4 miliardi di transazioni che noi dobbiamo elaborare. Ma ricordiamoci che questo qui è un workload pari a circa il 30-40% delle operazioni reali che vengono poi scritte sul database. Questo perché? Perché comunque ci sono degli algoritmi di machine learning e di business intelligence che hanno necessità di continue letture di questi dati. Quindi raggiungiamo facilmente delle cifre paragonabili a 15 miliardi di transazioni giornaliere.
Andando a prendere il valore di riferimento di 4 miliardi, notiamo che abbiamo delle operazioni stimate pari circa 45.000 al secondo. Abbiamo necessità di avere dei database che riescano a supportare tutte queste scritture e tutte queste letture. Quali sono le esigenze e i benefici che abbiamo tratto dall'adozione di MySQL in ambito container? Prima di tutto l'elevata scalabilità e la disponibilità dei dati di cui abbiamo bisogno per soddisfare tutte queste letture di cui vi ho parlato. Abbiamo molte più letture rispetto alle scritture, quindi comunque abbiamo bisogno di modularità dell'ambiente. In più, avendo tantissimi dispositivi sparsi sul territorio, comunque ci siamo anche posti le varie problematiche di sicurezza che potrebbero affliggere la piattaforma, perché comunque avendo così tanti dispositivi siamo attaccabili praticamente da tutto il territorio italiano. E ovviamente non puntiamo solo al territorio italiano, ma cerchiamo di espanderci. Praticamente la piattaforma scala in maniera del tutto automatica e tramite l'adozione dei container andiamo ad isolare queste risorse e andiamo a ottenere un layer di sicurezza maggiore rispetto a quello che è il singolo servizio sulla singola macchina. Andiamo a vedere un pochino come funziona l'architettura della piattaforma di cui vi sto parlando. Abbiamo delle centraline che ho rappresentato, linee che vengono accese tramite un dispositivo che noi definiamo gateway tramite il protocollo LoRa. Una volta che il gateway accende la centralina, va a leggere le rilevazioni dei sensori ad essa collegati e si occupa di inoltrarle tramite internet, quindi tramite rete GSM o anche possibile tramite linea DSL. Comunque il gateway è un apparato che viene installato nel fabbricato, le centraline, trasmettendo via radio, possono stare anche a... noi abbiamo dato un parametro pari a circa 5 km di raggio, quindi comunque abbiamo un'elevata capacità di lettura dati. Questi dati vengono trasmessi alla piattaforma cloud che vengono elaborati in un secondo momento. L'utente ha la possibilità tramite un portale web di andare a definire delle soglie e quindi dei parametri entro i quali devono essere questi dati devono essere per ottenere un prodotto migliore, un prodotto sano e un prodotto che permetta di farci risparmiare soldi nell'operazione di irrigazione. Io ho rappresentato questa architettura tratteggiata, è tutta un'architettura d'opera, quindi come vediamo abbiamo un layer fisico che è composto dalle centraline e dal gateway e tutto il resto è erogato completamente in ambito container. Parliamo di un progetto in produzione, non parliamo di qualcosa che stiamo realizzando. Siamo una startup e ci siamo posti questi obiettivi. Come vedete abbiamo dei database che sono in modalità primary che scrivono su una batteria di database in read only. Cosa significa read only? Significa che servono solo per andare a leggere i dati. Questi container possono essere scalati in base alla tipologia di carico che noi abbiamo in un determinato momento sulla piattaforma. I master, quindi i primary, sono una componente fissa, che volendo possiamo anche scalare anche quella lì, ma la componente slave si adatta in base al carico che noi abbiamo in quel determinato momento sulla piattaforma. Perché viene acceso un container, si effettua una sync dei dati della porzione che gli interessa e erga il servizio appunto di lettura. Abbiamo una moltitudine di servizi che vanno ad effettuare delle letture massive, tra cui algoritmi di machine learning, business intelligence, eccetera, eccetera. Ed è per questo che vi ho parlato proprio di molteplici letture rispetto alle scritture. Il tutto viene praticamente preso in carico anche da una componente di allarmistica che ci permette di andare a inviare delle mail, degli sms in cui all'agronomo, al contadino, a chi esso sia, viene notificato che un qualcosa non sta andando in quel momento all'interno della sua coltivazione. In questo modo lui può prendere delle decisioni e correre ai ripari. Il tutto è reso fruibile tramite una dashboard web, quindi diciamo che l'ho resa molto piccola perché comunque non entrava. Però possiamo vedere subito che abbiamo la posizione geografica di dove sono installate le componenti hardware
e abbiamo dei campi della batteria. In questo caso potete vedere delle linee sinusoidali perché il data log è alimentato da delle cellule fotovoltaiche e quindi di giorno si carica, di notte si scarica e viene alimentato tramite proprio questa funzionalità. E noi andiamo a monitorare qui lo stato proprio della batteria. In questo caso possiamo anche intraprendere decisioni se una componente hardware di un fornitore è migliore rispetto ad un'altra. Quindi riusciamo a tenere sotto controllo tutti i parametri della nostra coltivazione. Questo qui ricordo che comunque è un progetto dell'agricoltura, ma nulla vieta di applicare la stessa metodologia in un altro campo. Come vi dicevo, per andare a definire i grafici, noi abbiamo bisogno di continue letture. In questo caso ho rappresentato un grafico che volutamente esce fuori soglia. Che cosa significa che esce fuori soglia? Che tutte le linee che noi vediamo al di fuori della linea verde e della linea rossa, questi qui sono dei parametri che sono andati in allarme. Cosa significa che sono andate in allarme? Che il nostro prodotto ha subito una variazione di cui non necessitava e quindi già da qui possiamo correre ai ripari e innescare delle metodologie per riportare i valori all'interno della soglia che l'agronomo o noi ci siamo prefissati. Fino ad oggi nel settore dell'agricoltura diciamo che le cose venivano fatte un pochino ad occhio e per esperienza del contadino stesso o dell'agronomo. Mentre il nostro obiettivo è proprio quello di fornire degli strumenti che tali produttori possano utilizzare per monitorare costantemente l'andatura del proprio business, perché comunque parliamo pur sempre di business. Il tutto per ritornare con i piedi per terra, che cosa, a cosa serve tutta questa piattaforma? Per andare a ricevere sul telefonino una notifica che è necessario innaffiare il mais. Attenzione, perché questo qui è solo il primo step. Nessuno vieta che in un secondo step, anziché lanciare un allarme che il contadino deve innaffiare il mais, possiamo innescare dei meccanismi di automazione che riportino i livelli nelle soglie desiderate. Il tutto è sempre offerto tramite container, quindi possiamo veramente fare tutto ciò di cui abbiamo bisogno tramite questi container. Non stiamo parlando di un giochetto, cosa che poi vedremo perché ho predisposto anche una demo per una voting app. Creare un portale web dove andiamo ad esprimere un voto potrebbe essere banalmente la votazione di condominio, come potrebbe essere un referendum italiano che coinvolga 60 milioni di persone. Per soddisfare tutte queste esigenze io ho scelto delle tecnologie che vi mostrerò. Prima di tutto ho utilizzato PHP, che è un linguaggio universale per la scrittura di portali web. È molto semplice, è molto snello ed è per questo proprio che l'ho scelto. Redis Database è un key value storage, un database temporaneo dove una volta che l'utente ha espresso la sua votazione, tale votazione viene registrata in maniera temporanea. Node.js per l'elaborazione dei voti presenti su Redis Database, li preleva, li elabora e dopodiché li va ad inserire su MySQL in DB Cluster, che è un'installazione in alta affidabilità delle componenti MySQL. Parliamo un pochino nel dettaglio di come funziona il MySQL in DB Cluster. Fino a un po' di tempo fa diciamo che la classica architettura di un MySQL in alta affidabilità non era un qualcosa del tutto automatico che a fronte di un disservizio veniva posto un rimedio a livello informatico, ma c'era un operatore che si occupava di andare a fare delle operazioni manuali per ripristinare il corretto funzionamento del database. LinuxDB Cluster evita proprio tutte queste operazioni manuali attraverso tre strumenti. Il primo è la MySQL Shell, che è un'utilità per gli amministratori di sistema per andare a configurare e monitorare lo stato del cluster stesso. La MySQL Group Replication è il meccanismo di replica che si occupa di andare a replicare esattamente i dati da un'istanza server all'altra. Terzo, il MySQL Router, che praticamente è il punto di
ingresso che le applicazioni utilizzeranno per andare ad atterrare sulla base dati. In questo modo, come ho rappresentato nello schema, l'applicazione non ha necessità di conoscere quanti sono i database, come sono configurati, su che reti sono esposte. No, si collegherà solo ed esclusivamente a MySQL router che espone due porte, una per le scritture e le letture, l'altra solo ed esclusivamente per le letture. In questo caso lo sviluppatore avrà semplicemente nei tempi precedenti praticamente lo sviluppatore doveva fare un pessimo lavoro, nel senso a livello proprio meccanico, che doveva andare a scriversi delle routine lato codice per riuscire a capire qual era il database su cui doveva scrivere e quale doveva leggere. Mentre così non è, consegniamo allo sviluppatore: questa è la porta per le letture, questa è la porta per le scritture. E lì lui se lo gestisce tranquillamente a livello di codice, senza preoccuparsi effettivamente di come è lo stato del database in quel determinato momento. Nel dettaglio andiamo ad analizzare come funziona l'architettura logica del software. Qui vediamo che abbiamo meno quadratini rispetto alla piattaforma MyIF che vi ho presentato, ma concettualmente si parla sempre della stessa cosa, ovvero una componente web, delle componenti che vanno a lavorare sui dati e una componente di data layer dove i dati vengono memorizzati. Il primo step è proprio quello della registrazione del voto, quindi l'interfaccia web che ci dà questa interfaccia dove andiamo a compiere la nostra scelta, viene preso il dato e viene memorizzato in maniera temporanea sul Redis database. Dopodiché c'è la componente scritta in Node.js che si occuperà di andare a leggere questo dato in un secondo momento, lo elaborerà e lo scriverà all'interno della base dati. La base dati è a sua volta chiamata sempre dal portale web per andare a mostrarci a livello proprio leggibile, in maniera semplice, qual è lo stato della votazione. Ovviamente questi qui sono passato da un caso concreto molto grande di un ambiente di produzione a una semplice applicazione di laboratorio, questo perché non dobbiamo fare come fa Netflix, come vi ha citato Michelangelo, che hanno 700 microservizi. Ma prima di pensare di sviluppare la nostra applicazione in ambito microservizi, dobbiamo fare delle esperienze e capire effettivamente come ci dobbiamo relazionare con tale tecnologie. Facciamo un piccolo progetto che man mano va a crescere per diventare un qualcosa di sempre più grosso. Banalmente Netflix non è partito direttamente con 700 microservizi, ma ne avrà sviluppati prima 5, poi 10, poi 20 e così via, fino ad arrivare a quel numero incredibile che ci dà un'applicazione sempre disponibile che non soffra mai di problematiche. Quindi se si spegne un microservizio, l'utente finale non avrà la percezione di questo microservizio che si è spento, perché comunque ci sono dei meccanismi che a fronte di un fail vanno a riaccendere un ulteriore container in tempo praticamente zero. Fino ad ora io nasco nell'ambito sistemistico e ho fatto le nottate a risolvere problematiche, a fare troubleshooting con le applicazioni spente, dando di servizio, e ad oggi tutto questo non è pensabile. Quindi con l'adozione di MySQL in ambito container e dei microservizi sempre in ambito container, riusciamo ad arrivare ai famosi 5-9 di cui si sente sempre parlare. Che cosa sono i 5-9? Si fa quando abbiamo una disponibilità del 99,999%, significa che noi in un anno dobbiamo dare al massimo 5 minuti e 20 secondi, adesso non ricordo di preciso, comunque parliamo di 5 minuti di disservizio. Se noi diciamo che la nostra applicazione ha 5-9, significa che dobbiamo per forza innescare degli automatismi che a fronte di un failure vadano comunque ad accendere nuovi microservizi, nuovi container, perché comunque è impensabile che un operatore in 5 minuti, che abbia a disposizione 5 minuti l'anno, possa fare tutte le operazioni che vengono compiute comunque da un sistema informatico in quel determinato tempo. Quindi prima di pensare di sviluppare una mega applicazione in ambito microservizi, il consiglio che io vi do è di buttare giù
perlomeno un'architettura molto semplice con pochi quadratini che lavorino bene e svolgano il loro dovere. Andiamo a testare metodologie di scalabilità e di monitoraggio della piattaforma per far compiere all'orchestratore tecnologico le azioni di remediation. Dopodiché, una volta che abbiamo preso confidenza con tutte queste tecnologie e terminologie, possiamo pensare di ingrandire la nostra piattaforma. Voi vi chiederete perché hai scelto PHP, perché hai scelto Node.js? Semplicemente perché sono i linguaggi magari che conosco meglio. Questo perché? Perché i microservizi, come vi ha già detto Michelangelo, devono essere sviluppati dal team di competenza in base alle proprie esperienze. Poi è ovvio che per determinati casi è meglio utilizzare un linguaggio piuttosto che un altro, ma con l'avvento dei microservizi abbiamo una flessibilità nello sviluppo delle applicazioni che fino ad ora non avevamo, e la piattaforma MyLeaf, quindi ritornando al caso precedente, fa utilizzo proprio di diverse tecnologie, proprio perché lì non è stata una scelta perché mi piace, ma ho compiuto delle scelte tecnologiche in base alla tipologia di workload che un determinato servizio doveva compiere, come ad esempio Java, PHP, Node.js, il Python, è un linguaggio che io amo. Andiamo a vedere come funziona un'architettura logica dell'infrastruttura. Noi abbiamo un Docker Engine che esso può essere installato su una macchina bare metal, su una virtual machine, su un ambiente cloud. Ha una rete di back-end dove sono attestati i database. Abbiamo una rete di front-end dove è attestato la componente web, scritta in PHP. A fianco abbiamo i quadratini che rappresentano i worker in Node.js. Il tutto è attestato su una rete esterna. Come possiamo vedere, abbiamo una porta in erogazione sulla rete esterna che è l'8080, che va direttamente verso il servizio di PHP di front-end. Questo ci permette di andare a definire un contesto di sicurezza che fino ad oggi non avevamo con l'avvento di container, perché comunque tutte le porte dovevano essere esposte, ogni container doveva parlare con ogni servizio doveva parlare con un altro determinato servizio essendo attestato sulla propria rete, eccetera eccetera. Ad oggi noi esponiamo una singola porta per l'utente finale. Andiamo a vedere più nel dettaglio. Questa è la voting app di cui vi ho parlato. Semplicemente qui io ho messo due quadratini, uno rosso ed uno blu, ma qui nessuno vieta di porgere una domanda, una risposta sì o no, come lo è quella del referendum, o creare semplicemente delle applicazioni più complesse che abbiano una multiforma, ad esempio. Io qui, nel momento in cui premo il bottone rosso, viene registrato il voto, viene inviato nel database Redis. In un secondo momento viene elaborato da un worker Node.js. Il worker si occuperà di prelevare questo dato, lavorarlo, ovviamente in questo caso non fa nient'altro che prenderlo da Redis Database e scriverlo su MySQL, ma potremo anche elaborarlo nel mentre, arricchirlo di dati, eccetera. Una volta che vado a ricaricare la pagina, mi viene caricato un grafico che mi indica il numero di votazioni che sono state eseguite. Quindi, andando a premere blu per un paio di volte, ovviamente ci sono i tempi di caricamento che la Wi-Fi ha, e i tempi ovviamente di elaborazione dei dati da parte delle componenti che sottintendono all'applicazione web. Comunque possiamo vedere che con i microservizi e i database su container noi possiamo realizzare veramente qualsiasi cosa vogliamo. Andiamo ad analizzare un caso d'uso e lo portiamo in ambito container. Dopodiché abbiamo la lista dei voti. Qui vengono letti sempre dati da MySQL e anziché essere rappresentati sotto forma di grafico, vengono rappresentati sotto forma di tabella con i dati tabellari. In questo caso io ho utilizzato le funzionalità
del field JSON che è stato introdotto con la versione MySQL 5.7 per andare a elaborare e registrare nel database un documento di tipologia JSON. Quindi non abbiamo più una semplice tabella che rappresenta un integer, un varchar, eccetera, eccetera, ma abbiamo la flessibilità del document store. Docker Compose è una componente, ovviamente non è adatta a workload di produzione perché comunque agisce sulla singola installazione Docker, ma ci permette allo sviluppatore di andare a creare uno stack applicativo composto da n container. In questo caso io ho descritto questo Docker Compose che ha un numero di servizi. Il primo è MySQL 1, parte da una determinata immagine, ha delle politiche di restart, quindi a fronte di un failure il container viene riacceso nuovamente dall'orchestratore. Ha un determinato stream, ha delle variabili d'ambiente, in questo caso ho utilizzato voi perché in realtà non lo fate di utilizzare delle password così semplici, ma ai fini di laboratorio comunque ho utilizzato una password molto semplice, che è proprio root come l'utente. Ho definito il group name e ho definito il bootstrap. Ho definito dei volumi persistenti per i dati. In questo caso, se io vado a spegnere il container e lo riaccendo, i dati sono sempre lì, non vengono persi. Se io non andavo a definire questa sezione, una volta che il container aveva un malfunzionamento e l'orchestratore, grazie alla keyword restart, veniva riacceso, lui perdeva tutti i dati. E ho definito la network su cui è attestato. Dopodiché c'è il servizio MySQL 2, MySQL 3. Poi c'è il router con le porte che va ad esporre. In questo caso la 6446 che è per letture e scritture, la 6447 che è per scritture e letture, solo per le letture. Dopodiché, come anche database, anche lui ha necessità di avere dei volumi persistenti dove scrivere i dati, in modo che comunque le configurazioni per connettersi al database layer vengano preservate a fronte di un disservizio, le network su cui è attestato e le daemons. Le daemons significa che prima di far partire questo container, deve attendere che i servizi nell'ordine in cui li ho descritti siano effettivamente disponibili. Questo serve per andare a creare delle politiche di accensione dei servizi e non accendiamo tutto insieme, perché ovviamente se noi andiamo ad accendere tutto insieme ci sono delle politiche interne che non andrebbero diciamo, a creare un ambiente funzionante, perfettamente funzionante. Anche in questo caso ho definito un environment. Dopodiché c'è il container Redis con la sua bella immagine, l'host name, le porte sempre esposte, la parte di backend che in questo caso è la componente web, difatti ho sbagliato a chiamarlo backend, l'avrei dovuto chiamare frontend, ma parliamo sempre di un ambiente di laboratorio, e la componente worker. Qui c'è tutta la lista dei volumi che io ho usato. Attenzione perché qui significa che li sta andando a creare sulla macchina locale. Se la nostra macchina si rompe l'hard disk, noi questi dati li perdiamo. Abbiamo la possibilità tramite dei plugin di andare a specificare un driver, come ad esempio tipo il plugin VSphere. Andiamo a definire la size di questo volume e il Docker Engine si occuperà di andare a scrivere i dati in maniera persistente sull'infrastruttura VM. E quindi anche se io dovessi avere un malfunzionamento nel mio computer e dovessi installare il sistema operativo, i dati sono preservati in un ambiente sicuro e altamente disponibile. Tutte queste componenti sono scalabili con un semplice comando, tranne i database, MySQL, questi qui che ho definito sopra, perché comunque hanno necessità di configurazioni aggiuntive. Ogni componente, difatti, deve conoscere il group seed da cui deve andare a prelevare i dati e sincronizzarli. Nulla vieta di poterlo sempre automatizzare, ma per un ambiente di laboratorio non, diciamo che richiede un lavoro che non giustifica il fine, perché
comunque per tirare su un ambiente di laboratorio del genere, io ho impiegato all'incirca 2 giorni lavorandoci in dettagli di tempo, quindi capiamo subito qual è la potenzialità dello strumento, dei container, e MySQL è erogato sotto forma di container. Abbiamo la possibilità di scrivere delle applicazioni in maniera molto veloce e di avere un'infrastruttura in maniera molto semplice. Io mi ricordo nei primi tempi in cui lavoravo, ai tempi quando chiedevo un database, cioè praticamente facevo anche in tempo a prendermi le ferie, farmi le mie belle ferie, andare al mare, tornare, e ancora non era pronto. Mentre così io ho un'istanza database che viene accesa in secondi e non più in settimane o anche mesi. Ai tempi, quando ancora non c'era la virtualizzazione, bisognava fare l'RDA per l'acquisto del server, metterlo a rack. Una volta che è stato messo a rack, bisognava patcharlo a livello di rete. Passavano veramente mesi prima che uno sviluppatore potesse accedere a un ambiente di sviluppo. In questo caso, in 10 minuti abbiamo un ambiente tirato su cui già possiamo scrivere le prime linee di codice. In questo caso voglio mostrarvi proprio il codice sorgente dell'applicazione Worker, che è quella lì, vi ricordo, che legge dati dalla cache temporanea scritta su RedisDB, si occupa di lavorarli e di scriverli sul database MySQL NDB Cluster. Possiamo vedere che sono all'incirca 43 linee di codice per soddisfare tutta questa tipologia di workload. Vado ad importare le librerie, vado a creare la configurazione. Anzi, qui diciamo che potremmo anche aggiungere le 10 linee di codice se collassiamo il tutto all'interno della stessa riga ed evitiamo spazi e commenti. In questo caso vado a definire le informazioni per le connessioni al database, sia MySQL che Redis. Mi connetto al database e vado a fare il processing dei dati, vado a consumare il messaggio dalla coda Redis, lo elaboro e lo inserisco su MySQL, il tutto in una funzione ricorsiva che viene chiamata solo ogni volta. Quindi praticamente lui, appena nota che c'è un messaggio nel database Redis, lo va a consumare e lo va a scrivere su MySQL. Quindi abbiamo un delay dal momento in cui esprimo il voto dall'applicazione web alla creazione del grafico, che può essere tra i millisecondi e qualche secondo. Questo ovviamente dipende sempre dalla macchina su cui sto sviluppando. In questo caso il computer è molto carico, quindi impiego un delay di circa 2 secondi. Per realizzare il tutto io mi sono creato un piccolo script che mi lancia i comandi a mano, perché comunque una volta che ho descritto il Docker Compose, l'unica cosa che devo fare è Docker Compose app. Lui accende tutti i servizi e ho l'applicazione fruibile. Come ultima cosa vorrei mostrarvi una panoramica delle funzionalità che ci mette a disposizione l'X Protocol di MySQL. Ricordate quando Marco vi ha parlato di SQL, NoSQL, eccetera, eccetera? Qui vi ho dimostrato con una cinquantina di righe di codice Python come all'interno della stessa sessione che io stabilisco verso il database posso passare a delle funzionalità di document store alle classiche funzionalità SQL. Quindi quando parliamo di NoSQL parliamo di documenti che vengono salvati. Ricordo che un documento sono delle informazioni non strutturate che noi andiamo a salvare sul database. Può essere che in un determinato momento vado a salvare un documento che abbia determinate informazioni, il documento successivo può essere molto più corposo rispetto al precedente, cosa che con un normale database SQL non possiamo fare, perché noi andiamo a descrivere una struttura tabellare con i vari campi, quindi integer, varchar, var binary e insomma i formati che ci interessano, e abbiamo una struttura solida dei dati. Nel caso dei documenti no, MySQL 8, nella versione 8, ci permette proprio di combinare queste funzionalità e lo sviluppatore riesce a passare
da un object, un document store oriented database alle classiche funzionalità SQL nella stessa sessione. Io mi sono connesso al database nella quarta linea di codice, non mi sono mai più disconnesso, ho effettuato quello che devo effettuare e chiudo la sessione, passando dalla scrittura di documenti, l'interrogazione di documenti alla scrittura su tabelle. Nel caso specifico qui vado a scaricarmi praticamente da un sito internet che ci mette a disposizione dei documenti per fare dei test a livello di sviluppo, eccetera, eccetera. Me li sono scaricati, li ho inseriti come collezione dati nella parte SQL, mi sono andato a leggere quei dati in modalità JSON e me li sono salvati all'interno di una tabella che ho creato nel punto create table demo.testsql. E ho definito due campi, uno è l'id di tipologia integer, l'altro è il name che è di tipologia varchar. Quindi ho letto i dati di tipologia document e li ho inseriti su una tabella SQL. Tutto questo utilizzando sempre lo stesso database. Non abbiamo necessità di avere due team di gestione che supportino due database differenti, ma lo stesso team andrà a gestire entrambe le funzionalità. E lo stesso database. Grazie per l'attenzione.